Sono Giulia Cencetti e mi è stato conferito un premio dalla Complex System Society come ricercatrice emergente. Sistemi complessi sono ad esempio i comportamenti sociali, sia umani che animali, ma anche l'andamento dell'economia, del clima, i sistemi nervosi, le cellule e anche le epidemie. Il premio che mi è stato conferito non è legato a una ricerca specifica che ho fatto, ma è più un incoraggiamento a un percorso considerato promettente. Io sono partita con un dottorato con un approccio molto teorico e poi però ho iniziato a lavorare con molti ricercatori che provenivano da ambiti molto diversi. Quando si ha un percorso interdisciplinare, una delle difficoltà che si devono affrontare è proprio quella della comunicazione. Infatti ogni ambito ha il suo linguaggio formale e spesso si fa difficoltà a capirsi fra ambiti diversi, e questo vale anche per i metodi utilizzati. Però, se vogliamo, questo è proprio il senso dell'interdisciplinarità. Infatti può capitare che, ad esempio, lavorando su un problema specifico, si ha bisogno di una particolare tecnica, un metodo, un algoritmo, uno strumento che si pensa non esista, però magari esiste in un ambito diverso, con un'applicazione leggermente diversa, però riadattabile. A proposito della giornata internazionale per le donne e le ragazze nella ricerca, devo dire che è un tema molto importante, perché di strada ancora ce n'è tanta da fare su questo tema. D'altronde siamo tutti figli e figlie del patriarcato, però mi viene da dire, per quella che è stata la mia esperienza personale, l'ambito scientifico rispetto ad altri ambiti è un ambito in cui forse è un po' meno difficile riuscire ad abbattere alcune disparità, che siano di genere o di altro tipo. Innanzitutto perché gli scienziati sono, per definizione, abbastanza aperti a ciò che va al di là dello standard e dello scontato. Inoltre, credo che sia un ambito in cui conta molto più la sostanza rispetto alla forma. Quindi non conta molto il tuo genere, il tuo aspetto, il tuo ruolo e neanche la tua posizione di potere. Quello che conta è se hai qualcosa di interessante da dire. Quindi il mio consiglio è: non lasciatevi intimorire da queste barriere e coltivate la vostra passione per la scienza e diffondete conoscenza, perché le barriere, i pregiudizi, gli stereotipi con la conoscenza si possono abbattere.